La Versilia ha ricordato il 71esimo anniversario della strage delle Muline di Stazzema, dove l'11 agosto del 44 i nazisti trucidarono il parroco martire Don Fiore Menguzzo e sei dei suoi familiari. Fu ucciso mentre fuggiva dalla canonica del paese, data alle fiamme dai soldati tedeschi, in cui aveva dato rifugio a tanti partigiani. Autorità civili e militari locali, riuniti nella chiesa delle Muline, hanno preso parte alla messa solenne in omaggio a Don Fiore, celebrata dal vescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto. Presente anche il vice ministro dei trasporti Riccardo Nencini, che ha criticato la giustizia tedesca per l'archiviazione della strage di Sant'Anna dopo le condanne arrivate in Italia. L'atto è stato individuato come atto terroristico premeditato, sono stati individuati i responsabili. Sono desolato che a suo tempo la procura di Stoccarda abbia non leggermente modificato la sentenza di La Spezia, ma l'abbia completamente rovesciata archiviandola. Forse la cosa migliore è, e parlo per la procura tedesca, è coltivare la memoria riconoscendo le responsabilità e quindi inseguendo la verità anche quando si fa scomoda e il tempo può essere ancora ripreso. La cerimonia, quest'anno tappa della Marcia della Pace da Marzabotto a Sant'Anna, ha visto l'inaugurazione del nuovo crocifisso dedicato a Don Fiore, andato distrutto nel fortunale del marzo scorso e ricollocato lungo la mulattiera dove il parroco venne ucciso e il suo corpo abbandonato per giorni. Credo che dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, no? La memoria insieme alla speranza, cioè la memoria di ricordarci gli eventi che ci sono stati e passandola come un testimone alle nuove generazioni, alle giovani generazioni, con la speranza perché questi fatti non accadano.